andiamo a conoscere il salone di bellezza. Attenzione al nome, perché molti si sbagliano con l'accento. Shivaro, giusto? Ho detto bene? Sì, ciao Simona. Shivaro. Oh, ciao. Simona Rocchi, lei è la, come dire, la titolare, quella che dirige un po' tutto e tutti all'interno di questa attività, che nasce quando? Allora, la mia attività nasce nel 2010 e insieme a me ci sono altre due collaboratrici che si occupano di tutto un po' quello che riguarda il parrucchiere. Quindi siamo specializzati in tagli, in colorazioni, fatti in tutte le maniere possibili, anche soprattutto per quello che riguarda adesso la moda. Certo. E anche extension, facciamo vari tipi di extension, fatte quelle classiche con la cheratina, oppure fatte con la cucitura. Con la cheratina? Con la cheratina. Che cos'è? Spiega, io sono un maschietto, non intendo di queste cose. Cos'è la cheratina? La cheratina praticamente è la sostanza principale di cui ha bisogno il capello. Ok. E quindi sono delle targhettine piccole, sì, che poi vengono sciolte con un macchinario apposta direttamente sul capello. Okay. E quindi mantiene poi questo capello lungo senza andarlo a rovinare. Esatto, che poi è una cosa importante. Oggi noto che nel vostro settore, insomma, c'è grande attenzione poi a quelli che sono i prodotti che vengono usati, no? La qualità dei prodotti, proprio, sì, per mantenere il capello, insomma, appunto, in salute. Sì, no, la cosa fondamentale su questo lavoro è proprio usare dei prodotti buoni e ottimi, di qualità, che non vadano a rovinare assolutamente la struttura del capello, ma anzi la devono andare a valorizzare, e quindi valorizzare anche la donna. Certo, abbiamo detto donna, ovviamente per lo più donna, però uomo-donna, ricordiamo. Sì, facciamo uomo-donna, facciamo un po' tutto, insomma. Senti, oggi che cosa va di moda per lo più? Se, ammesso che ce n'è soltanto una di moda, non credo. Allora, diciamo che la moda di, soprattutto adesso che stiamo andando un po' contro l'estate. Ah, certo, brava. Va molto, un effetto molto molto naturale. Quindi queste schiariture come se fossero proprio fatte dal sole. E infatti si chiamano proprio balayage. Sono delle schiariture molto naturali e che danno proprio quell'idea di morbidezza, di luminosità e naturale che si crea, insomma. Certo. Allora, benissimo, questo è il salone di bellezza Shivaro. Ovviamente l'ambiente com'è, l'accoglienza e tutto quanto? Allora, siamo a parte tre ragazze molto giovani e è un ambiente molto molto familiare e molto scherzoso, questa è la cosa fondamentale. Sì. Cerchiamo, insomma, di mettere a proprio agio tutte le nostre clienti, perché sai che il parrucchiere non è soltanto la persona di cui ti fidi per farti tagliare i capelli, ma anche, come dire, la persona di fiducia. Brava, non lo volevo dire, non volevo usare la parola forte, però sì. Poi quando si entra, sì, un po' in confidenza, appunto, si raccontano le proprie storie, ci si confronta, ci si scambiano. Sì. Io per esempio l'altro giorno non stavo dalla mia parrucchiera, che a un certo punto ha ricevuto una chiamata da una sua cliente perché voleva sapere come si disinstalla la WhatsApp. Che mi chiami? Sì, però sì, ma questo, è vero, succede questo, anche questo. Questo capita, ti fa anche capire, questo ti fa capire. Ma questa è una cosa bellissima, perché poi entri proprio anche in un bel rapporto con le persone, oltre a una questione di professionalità e di lavoro, ma c'è anche un'amicizia poi alla fine. Assolutamente. Si instaura proprio un bel rapporto di amicizia. Assolutamente. Allora, vogliamo salutare il tuo staff? Allora, io saluto tutte le mie clienti e do un bacione grande a Martina e Gabriella, che sono delle collaboratrici fantastiche. Oh, visto? Che grande. Ciao, belle. Grande Simona Rocchi. Allora, abbiamo detto, via titolo pieno 111, non come la carica, perché quelli erano 101, però l'importante è sapere che siamo nella zona tuscolana, facilissimo da raggiungere, perché potete scendere tranquillamente alla metro Subacusa, e se sbagliate comunque scendete più avanti a Giulio Agricola, comunque siamo zona è quella. Sì, vicino al parco. Ce n'è una esatto, al parco degli acquedotti, magnifico, sì, bellissimo tra l'altro. Volevo dire anche un'altra cosa, siamo anche specializzati sui matrimoni, quindi facciamo anche acconciature da sposa e non solo,
e make up, quindi non solo ecco per i matrimoni ma anche per tutti gli eventi, quindi come un compleanno, una comunione. Guarda, infatti pensa che io ti stavo proprio per dire, tu hai detto vicino al parco, uno potrebbe anche approfittarne per poi fare un, adesso che ci sono delle bellissime giornate di primavera, anche per farsi una passeggiata magari proprio lì al parco di acquedotti. E tra l'altro questo è proprio il periodo dove insomma iniziano i battesimi, i matrimoni, le comunioni, quindi sì, assolutamente. Mi raccomando, allora Simona Rocchi, abbiamo detto la via, c'è anche, io lo ricordo, un sito internet e un contatto Facebook, Civaro Parrucchieri, mi raccomando, scritto J come Juandus e I, Civaro, e poi c'è anche ovviamente il sito www.civaro.it. Simona, grazie. Grazie a voi, è stato un piacere e buonanotte.